Amici miei, buonasera. Spero che con questo video vi trovo a tutti in ottima salute e molto felici, perché siamo in periodo natalizio. Che ogni video io che sto facendo vi auguro sempre buon Natale e un buon Capodanno, e ve lo augurerò per sempre, per fine che finiscono le teste, perché voglio che passate veramente un buon Natale dalla Sicilia per tutto il mondo. Volevo dirvi, prima di iniziare, oggi è Santa Lucia. È una santa che io voglio bene e ammiro parecchio. È quasi una mia paesana, perché è nata e purtroppo ha sofferto a pochi chilometri da dove abito io, Siracusa. Questa santa è nata a Siracusa. È stata martorizzata, diciamo, è una martire, in quanto per non cedere il suo corpo è stata privata dagli occhi, e appunto è la santa degli occhi, Santa Lucia. Eccola qui, una bella signora, Santa Lucia. Oggi è la sua festa. Questo è molto più importante del video che vi voglio preparare, perché la voglio bene veramente. Santa Lucia. Finito questo, che è la cosa più importante, inizio. Oggi, amici miei cari, voglio preparare la parmigiana di melanzane. La parmigiana di melanzane, detta siciliana. In italiano è parmigiana di melanzane. Melanzane, scusate. E questa sicuramente è nata in Sicilia, ma se per caso è da un'altra regione chiedo perdono, però io so sempre che la parmigiana di melanzane è siciliana, però non sono sicuro il 100%. Io mia mamma me la faceva e ne mangio parecchie, perché mi piace, che ne so, le cose che mi piacciono ve le sto offrendo a voi, speriamo che vi piacciono. Ecco, vi voglio dire, per la parmigiana di melanzane, per ingrediente per tre persone, ingrediente per tre persone, due melanzane, per tre persone, due melanzane, praticamente se sono sei persone raddoppiate, dipende da quante persone sono, raddoppiate le melanzane. Queste e per tre persone sono due melanzane, mezzo chilo di salsa di pomodoro, mezzo chilo, che dopo vi dico come si fa, come l'ho fatto l'altra volta. E 200 grammi di formaggio, questo qui, senza sale. In Sicilia si dice un formaggio primo sale, cioè il formaggio di primo sale, praticamente, che non è salato, no? E 200 grammi di carne tritata, 200 grammi di carne tritata. 4 uova, 100 grammi di mortadella, 100 grammi di mortadella, 2 spicchi d'aglio, 2 spicchi di aglio. Io lo tengo conservato contro i vampiri, così i vampiri qui non vengono, perché i vampiri sentendo l'odore dell'aglio scappano. 80 grammi di pecorino grattugiato, il formaggio pecorino, praticamente il formaggio del latte di pecora, 200 grammi di formaggio grattugiato, 200 grammi di pan grattato, 200 grammi di pan grattato, 2 chiodi di garofalo, 2 chiodi di garofalo, olio per friggere e sale. Amici miei, questi sono tutti gli ingredienti, lo voglio ripetere così veloce. 200 per 3 persone, 2 melanzane, 500 grammi di salsa di pomodoro, 200 grammi di formaggio primo sale, senza sale praticamente, giusto? 200 grammi di carne tritata, 4 uova,
100 g di mortadella, 2 spicchi d'aglio, che serve per la salsa, 200 g di pan grattato, 2 chiodi di garofalo, che so i chiodi di garofalo, non lo so onestamente, però l'ho comprato, 2 chiodi di garofalo, olio per friggere, o di seme, o extravergine d'oliva, o d'oliva, certo quello d'oliva è più gustoso, e sale, per preparare la parmigiana di melanzane. Ora, fra poco, vi dirò come si fa. Nel momento, arrivederci. Amici miei, ora cominciamo la preparazione di queste melanzane, che praticamente si chiama parmigiana di melanzane. Ecco, come vi dicevo, prima, la base principale, le melanzane, si fanno a fettine, che io già l'avevo preparato, si fanno a fettine, si mette del sale per circa un'ora, già io l'avevo preparato. Dopodiché si lavano qui, dopo di questo, ecco amici miei, ecco, si prendono qui, li metto qui, guardate, ora le faccio guardare e le lavo, così il sale va via. Mentre ho messo l'olio a riscaldare per poterle friggere, io le friggo con olio di seme, che è più leggero per me, per non ingrassare, però vengono più gustose con l'olio extravergine d'oliva. Ecco, già ho lavato tutto il sale e comincio a preparare la salsa. La salsa, ecco qui, ho fatto i pomodori a pezzettini. L'ho fatto a pezzettini così, ho preso i pomodori e l'ho tagliato a pezzettini. Dopo si comincia a preparare, preparato una salsa di pomodoro con l'aglio, il basilico e un pizzico di sale. Perciò con l'aglio, mettiamo l'aglio, ecco, metto l'aglio. L'aglio è indispensabile. Poi dopo prendo il basilico. Amici miei, ecco, ora prendo il basilico e metto il basilico, è indispensabile pure. Lo lavo un poco, è già pulito, però così faccio vedere che si lava. Prendo il basilico e lo metto così per portare il sapore, diciamo, no? Il basilico per portare il sapore nella salsa, diciamo, nel sugo, che è indispensabile per fare questa melanzana alla parmigiana. Ecco, basilico l'ho messo. Messo il basilico, ho messo tutto perché l'ho pagato, perciò ci ho messo tutto. Se non lo pagavo, che l'avrei rubato, lo buttavo. Siccome l'ho pagato, ci ho messo tutto. Ecco qui. Ecco qui, tutto a posto. Metto un altro po' di aglio in polvere. Amici miei, come vi dicevo, bicchiere di pecorino, grattugiato, chio garofalo, 250 g di salsa, però io ne consiglio di più, perché è meglio abbondare un po' che dopo non l'avere, tanto se rimane la potete utilizzare nella salsa, nella pasta normale, diciamo, no? Basilico, un pizzico di sale, mettete pure un pizzico di sale e naturalmente l'olio, che io metto sempre l'olio di seme, che sia più leggero per me. Però voi, se non avete problema di dieta, cose, mettete l'olio extravergine d'oliva perché viene più gustoso.
e metto per 20 minuti a cuocere questa qui, per 20 minuti. Per 20 minuti a cuocere. Ho preparato due uova che devo lessarle per farle lesse, due uova lesse. Che già ci accendo pure il gas. Uova lesse e due uova se debbono fare sbattute, diciamo. Uova così battute. Mettete sempre un po' di sale nel due uova. E queste si devono fare così, diciamo. Si devono, per fine che diventano bianche e schiumose. Questo ora prepariamo. Allora, due chiodi di frigo, rovolone e sale. Io sto preparando il sugo, l'uovo. Ora frigo la melanzana. Frigo la melanzana. E sto preparando tutto per poter condire le melanzane e fare questa famosa parmigiana alle melanzane, che l'ha detto a voi per Natale, se vi piace, non dica che tutta la conoscete. Se qualcuno non la conosce, per Natale ne vuole approfittare, la può pure preparare. E ve la dedico per Natale. Ora più tardi vi faccio vedere come si condisce. Dopo prendo la carne trita, diciamo, tritata, e la metto in un tegame per poterla soffriggere, no? La carne tritata. La carne tritata e dovrebbe essere 100 grammi per tre persone, ma io non sto facendo 200 grammi, meglio abbondare così sape più gustoso, no? Per poter friggere soffriggere il carne con olio, aglio e chiodi di garofano. Allora ci vuole per soffriggere la carne, l'aglio. Io metto l'aglio in polvere. L'aglio. Olio. E due chicchi di chiodo di garofano. Due chicche di chiodo di garofano, che sono queste qui. Due chicche di chiodo di garofano. Io ne approfitto, ne metto di più qua. Ora, a più tardi, amici miei, mentre preparo tutto, e dopo vi dico che si farà nel prossimo pezzettino di video. Nel momento, arrivederci. Amici miei, prima che inizio la vera preparazione della melanzana alla parmigiana, questi vi voglio fare sapere, questi sono dei fiori che nascono in campagna selvatici, sono chiamati fiori di maggio, sono chiamati fiori di maggio perché il mese di maggio è festa della Madonna, e perciò a maggio i campi sono tutti pieni di questi fiori, però cominciano a crescere già da ora. E come vi dicevo prima, questa è la santa che io voglio bene parecchio perché protegge per gli occhi, e si chiama Santa Lucia, come sapete tutti sicuramente. È nata a pochi chilometri da qui, è una martire, in quanto lei non si è concessa a chi la voleva,
e l'hanno, si hanno trafitto gli occhi. Ecco perché è la santa protettrice degli occhi, Santa Lucia, lo sapete meglio di me, l'ho voluto dire per allungare un po' il video, diciamo, e per farvi sapere che, giustamente sapete, che è la festa di Santa Lucia, è la patrona di Siracusa, perché è nata a Siracusa, e a Siracusa c'è la sua festa che dura 8 giorni, una bellissima festa, se qualcuno la vuole vedere è il 13 dicembre, però inizia primo, dura una settimana. Vi informate di quando inizia, perché onestamente io non lo so. So che dura una settimana e a Siracusa è la patrona, perciò non vi posso dire la festa che le fanno, perché anche siracusana, questa santa bellissima e buonissima, perché è una bellissima donna, una bellissima signora, è una bellissima santa, è una bellissima martire, in quanto si è fatta martirizzare, però non ci hanno fatto niente, diciamo. Perciò sapete che cosa è Santa Lucia. E questi sono i fiori di maggio. E ora si inizia la vera preparazione della melanzana alla parmigiana. Io di sotto metto un po' di pane grattugiato. Ho messo della carta a forno per non la far attaccare nella teglia qui, no? Metto un po' di pane grattugiato. Ecco, metto pane grattugiato. Poi metto un po' di salsa, e comincio a mettere le melanzane. Vedete? Già soffritto, l'ho fritto. Si devono preparare un'ora prima e mettere del sale, dopo così vengono belle gustose. E poi si lavano giustamente, perché sennò il sale, a meno va via il sale, però rimangono salate. Metto la melanzana, già fritta. Ha visto quando sono pulito, uso i guanti, mi preparo per fare un intervento chirurgico. Volevo fare il dottore, ma faccio il cuoco. Che cuoco? Mi vergogno a dire il cuoco. Che cuoco? Un ferroviere facevo bene, ma un cuoco faccio male. Chiedo perdono a tutti i cuochi. Un ferroviere era il mestiere mio, il macchinista, perciò facevo bene. Ecco, ho messo la melanzana. Ora mi provo la melanzana con la salsa, pecorino, basilico con la carne tritata. Ora metto il basilico, il pecorino, il formaggio della pecora, del latte di pecora. Si può mettere pure un formaggio di normale, però è meglio quello di pecora, diciamo, per il gusto. Però ognuno può mettere quello che vuole, basta che il formaggio viene messo, no? Pecorino. Poi si dovrebbe mettere il basilico, però il basilico io già l'ho messo nel sugo. Non me ne è rimasto, perciò, però se avete il basilico mettete qualche foglietta di basilico. Dopo prendo la carne tritata che già avevo preparato io, la carne tritata, e ce la mettete, diciamo, di sopra. Carne tritata con aglio. Già cotta per circa 20 minuti, un quarto d'ora, dico la verità, non 20 minuti. 20 minuti è stato il sugo che ho cotto. Un quarto d'ora per poterla cuocere a fuoco lento, così è venuta cotta, non si è bruciata, e l'ho fatta a fuoco lento, diciamo, no? E dopo si mettono un po' di uova sodi, i due uova sodi che vi avevo detto.
di dividerle qui, vedi? Così. Un pezzettino per poco qui, poco lì. Ora metto le fettine del formaggio primo sale o formaggio del primo sale la siciliana. Questo è il formaggio del primo sale chiamato, praticamente, che non è salato, e si mette a fettine qui, eh? Se non ci sarebbe la telecamera e qui il telefonino mi mangerei, ma dopo mi dice che è una vergogna, però io mi mangerei, c'ho una fame sempre, ogni volta che preparo queste cose impazzisco, io sono un maniaco della fame e dei dolci. Manuè, se sente maniaco non viene, oh. Invece viene se vuoi venire, non sono maniaco. E questo formaggio così, poi c'è qualche fettina di mortadella, regolate voi voi, 100 grammi basta comunque, no? Così. Qualche fettina di mortadella, ha fatto così. La copro tutta. Guardate, quello del formaggio, prima sole e la mortadella. Ecco, poi metto un po' di pane grattugiato. Un pane grattugiato per questa melanzana parmigiana è indispensabile, perché ci dà un sapore buonissimo, diciamo, a me mi piace tanto, ognuno ha i suoi gusti, giusto? Se non è che io faccio questo video, tutti mi possono dire che ci piace, ci sarà quello che non ci piace, ed è giusto che dice che non ci piace, perché ognuno ha i suoi gusti, eh? Ogni nazione pure c'è il suo mangiare, e magari questo mangiare, tipo di piatto, non ci piace, diciamo, no? E c'è pure ragione, no? Giusto? Però se ci piace vi prego di farlo, perché è buonissima questa melanzana fatta così. E finito con le melanzane, le salse, il pomodoro, il restante uova, battute, il procolino grattugiato. Ora, per finire di sopra, metto le ultime melanzane. Le ultime melanzane che sono rimaste. Che avevo già fritto, no? Le ultime melanzane. Di nuovo metto un altro po' di pane grattugiato. Metto di nuovo, finite con le salse di pomodoro, le restanti due ore battute e pecorino. Poi mettiamo la carne che è rimasta, diciamo che la consumo tutta, no? Magari se non già mettete di sopra non succede niente, però siccome è rimasta io la metto, viene più gustosa.
aspetti il pecorino che già era stato, l'avevo già grattugiato. Il pecorino, mi raccomando, ah, però se non avete il pecorino mettete il formaggio normale, però il pecorino è la morte di questa, pietanza qui, no? Se ci volete mettere un pochettino a fettine ci mettete pure, eh? Non succede niente, più cose mettete più gustoso viene. Mettete il rimanente uovo sodo. Qui c'è un po' di bucce, non ce la vorrei mettere perché sennò dopo mi dicono che sono sporcaccione. No, sono un uomo io, che ci posso fare? Non è che sono una donna e così faccio proprio al 100%. Perdonatemi, sono un uomo e anzi, dove arrivo? Facevo pure ferrovie, io capisco solo di ferrovie. Mi sto specializzando qui a fare il cuoco, così un domani vado su, trovo un lavoro magari. Poi metto la mortadella. Cerco di dividere. Ecco la mortadella. Metto il formaggio che è rimasto, quello senza sale. Scusate un attimo. Metto qui. Metto un altro po' di pane grattugiato. Metto il pomodoro. Ho messo il pomodoro. Amici miei, per ultima cosa, dopo tutti questi condimenti qui, non vi dimenticate di mettere l'uovo già che avevo frantumato prima, giusto? Che già io avevo frantumato prima, di sopra. Così. E già li avevo frantumate, erano già pronte, già l'avevate visto.
e pronte. Ora si mette dentro il forno a 220 gradi per 30 minuti. Io ora la vado a mettere nel forno, dopo vi faccio vedere. Che via! A tutti, un abbraccio, ora vi faccio vedere. Amici miei, ecco, ora già l'ho uscito dal forno, è calda calda, vi presento la melanzana alla parmigiana. Guarda, fa un profumo che è meraviglioso, un sapore eccezionale. Vi prego, se vi fidate e vi piace, perché a volte le melanzane non piacciono a tutti, se vi piace potete farla pure per Natale, io ve la dedico. Guardate che portasse che vi arriva pure il profumo tramite il video, ma c'è un profumo buonissimo, è calda calda e si può mangiare o calda o fredda. Ve la dedico per Natale, vi auguro buon Natale. Qui c'è il bambinello, a tutti buon anno e un bacio per Santa Lucia, perché oggi è Santa Lucia, è quasi paesana mia, di pochi chilometri da dove abito io, è nata a Siracusa, e a Siracusa c'è una bellissima festa che dura 8 giorni. Di nuovo tanti auguri e buon appetito se la preparate. Auguri, abbracci a tutti, baci e tutti vi saluto. Arrivederci.